Guarda cosa fanno. La Vergine Maria, la statua della Vergine Maria è di Dio, ma sono dei idoli. E questo suppongono che sia l'angelo Michele, l'angelo guardiano. Ma che cos'è? Non è Michele. Non è l'angelo Michele. Guardate, questa è santeria, strumenti per la magia. Questo ce l'avevo, è il caldero. Questo è il caldero. Ricordi il tabernacolo nel cattolicesimo? Persone che vorrebbero incontrare lì Gesù? Questo è il tabernacolo del diavolo. Sono cresciuto in un quartiere periferico, il primo omicidio a cui ho assistito è venuto a pochi metri da me. Un certo Galen Mill, a 3 metri da me, ha sparato 7 colpi nella strada. Ho assistito a omicidi dopo omicidi, assassini dopo assassini. E si sa che per sopravvivere in queste strade del sud Bronx, cioè, tu devi essere un killer, un assassino. Tu devi essere intelligente, devi essere astuto. Dalla parte di mio padre erano tutte streghe e adoratori del diavolo. Abbiamo vissuto veramente strettamente a contatto con la magia. Abbiamo avuto dei patti, dei contratti con il diavolo in persona. Ricordo quando ero un bambino di 8 anni, sono entrato nella camera di mio padre e l'ho visto adorare il diavolo. E potevo sentire la presenza del diavolo in quella stanza. Mio padre era un adoratore, parlava in lingua demoniaca. E adorava e metteva fiori, candele, acqua. Dalle 7 del pomeriggio alle 5 di mattina. Io sono stato nella chiesa di Satana, nella chiesa dei stregoni. Sono stato addestrato per diventare anch'io uno stregone. Sono stato addestrato con streghe, stregoni per 30 anni, fino a quando era necessario. Mi hanno insegnato come parlare con i maggiori principati demoniaci, spiriti della terra, come parlare al diavolo in persona. Tu non puoi subito parlare direttamente con il diavolo, tu devi guadagnarne il diritto. La mia prima esperienza di sacrificio è avvenuta nel mio quartiere quando ero in questa casa. Il marito ha coltellato sua moglie 52 volte e ha tagliato le sue orecchie. E io e mio fratello, tornando a casa, abbiamo visto la figlia fuori nella veranda e la figlia ha visto la madre essere coltellata e fatta a pezzi là in questa casa. Ero nel cortile della scuola giocando con i miei amici quando venne un pastore e sono saliti su un palco, aveva un coro, hanno cominciato a cantare delle belle canzoni tutti insieme nel cortile e c'era creata una fantastica atmosfera, una gioia meravigliosa era in questo cortile della scuola. E io vengo da una famiglia distrutta. Questo pastore è salito su un palco e ha cominciato a parlare di storie prese dalla Bibbia, ha cominciato a dire che Dio ama tutti quanti e per la prima volta mi sono sentito veramente toccato interiormente e ho cominciato a dire: può essere che Dio mi ama, può essere che Dio mi vuole, forse vuole anche la mia famiglia, vuole salvarla, può essere che può toccare la mia famiglia, può essere che può cambiare la mia famiglia. Quindi per la prima volta qualcuno è venuto nella mia strada, nella mia vita e ha sentito un amore incredibile ed era indescrivibile. Questo pastore ha lasciato il palco e ha cominciato a pregare, a toccare, ponendo le mani le persone. Quindi disse: adesso è il mio turno, adesso toccherà anche a me, prega anche per me. Adesso Gesù mi accetterà, mi mostrerà quanto mi ama. Ma quando è arrivato da me, il pastore è passato oltre. Non mi ha toccato, non ha messo le sue mani su di me. Si è avvicinato a me, mi ha oltrepassato e ho toccato l'altra persona. Allora ho pensato: Gesù non mi ama, mio padre non mi ama, Gesù non mi ama. Sono ritornato a casa con un cuore rotto, pensando che a Gesù piacesse il fatto che mia madre venisse picchiata. Gli piaceva il fatto che io e mio fratello andavamo a letto affamati. Che gli piaceva il fatto che non c'era riscaldamento nel mio appartamento, diceva anche il fatto che a scuola noi eravamo emarginati. Quindi pensai: Gesù è come mio padre, non c'è nessuna differenza, è come mio padre. Quando tornai a casa distrutto, tornai a casa triste e ricordo dopo 2 settimane da questo episodio, ero nel cortile della scuola giocando con i miei amici e ho udito qualcosa cadere e sbattere per terra. Ed era una collana voodoo, una collana con tanti colori. La presi, la indossai e questo fu il mio primo contatto con il diavolo. Andammo da una cartomante, ero un giovane, un ragazzino di 10 anni. Quando siamo entrati, la donna, questa cartomante, fu affascinata da come le carte si erano allineate per me e disse: questo ragazzo noi lo vogliamo, noi lo vogliamo.
Questa donna apparteneva alla Santeria, che è un tipo di spiritismo di origine africana, spiritismo non è lingua spagnola. Nella Santeria dicono di adorare i santi, in realtà adorano i demoni. Tornando a casa, questa donna disse a mia madre che se non mi avesse consegnato a lei avrei perso la vista entro 30 giorni. Mia mamma era così disperata, tanto che mia madre vendette i mobili, ha venduto la camera da letto per ricavare circa $250 e fare la mia prima cerimonia. Perché questa cartomante ha messo così tanta paura in mia madre che mia madre dormiva addirittura per terra, perché sennò io avrei perso la mia vista. Quindi mi hanno iniziato all'occultismo all'età di 10 anni. Il primo contatto l'ho avuto a 10 anni e il diavolo apparve e il diavolo accettò la mia vita in offerta. E poi hanno messo altre 5 collane dal mio collo, presentavano i 5 principali principati demoniaci che stanno sotto Satana. L'hanno messa intorno al mio collo. Questa donna della Santeria mi ha detto: queste saranno le tue guide spirituali, questi saranno i tuoi angeli guardiani, adesso ti prenderanno cura di te e ti proteggeranno. Questa strada era abbandonata, era deserta, l'ho scritto nel libro, e mio fratello e io prendevamo l'acqua dall'idrante. Tutto questo intero complesso era abbandonato e noi vivevamo insieme ad altre 12 famiglie. Quindi la mia infanzia mi è stata rubata, tutta la mia infanzia è stata basata sull'adorazione del diavolo. Io andavo nella chiesa satanica dalle 7 di sera alle 5 di mattina ed era addestrato dalle streghe e dai adoratori di Satana in invocazioni, come chiamare i principati, i diritti delle sette, chi comandava in questa regione, chi in questo territorio, come di questo principato è questo, come di quell'altro principato è questo, come usare la telecinesi. All'età di 13 anni stavo già facendo i primi viaggi astrali, lasciando il mio corpo a casa e andando intorno per la zona con il mio spirito e maledicendo. Nell'occulto maledicevo, incrementavo uno spirito di prostituzione, incrementavo lo spirito della droga nel mio quartiere, invocavo spiriti di omosessualità lì, spiriti di omicidio in quell'altro posto, spirito del suicidio lo indirizzavo da un po' in un altro posto. Sapevo come incanalare certi spiriti del mio quartiere. All'età di 15-16 anni sono entrato sempre in spirito nell'ospedale e ho cominciato a invocare la morte nel reparto di cura intensiva. Entravo in una stanza e invocavo la morte su una persona, tutto questo perché volevo essere promosso, perché volevo crescere nel mio lavoro per il diavolo, volevo diventare il più grande adoratore del diavolo nella città di New York. E il diavolo divenne mio padre, ha rimpiazzato il mio padre carnale, perché pregai il diavolo di uccidere mio padre. E all'età di 38 anni a mio padre gli spararono in faccia all'uscita di un nightclub. Il diavolo divenne mio padre. Questo è il club qui dove mio padre morì all'età di 38 anni. Quando avevo l'età di 11 anni, in questo angolo c'era un negozio e lì un uomo è stato ucciso da Gal Neal. Io crescevo nell'adorazione di Satana, del diavolo e dei principali principati demoniaci. Ero arrivato al punto che mi potevo sedere in fronte al diavolo come tu sei seduto in fronte a me adesso. Il diavolo si manifestava in forma umana e la sua presenza veniva nella stanza. E io parlavo tutta la notte con il diavolo. Lui mi dava dei compiti, dovevo andare in 5 night club o discoteche e cercare di reclutare persone per l'occultismo. Dicevo a questa gente per reclutarla delle ricchezze che avrebbero avuto, che avrebbero avuto della loro vita, cosa avrebbero dovuto fare, cosa sarebbe accaduto a loro. Allora non sapevano chi io fossi, io avevo poteri demoniaci anche per persuadere. Bevevo del sangue, uccidevo degli animali, poi ne bevevo il sangue ogni settimana. Se non avevo tempo per comprare un animale, mi tagliavo e bevevo il mio stesso sangue. Tutto il giro delle persone che erano intorno a me erano associati ai demoni. C'erano dottori, avvocati, amministratori, giudici, poliziotti, tutti erano coinvolti nella stregoneria. Anche famosi cantanti di oggi, riuscivo a far muovere dei principati demoniaci, degli spiriti dal mondo sotterraneo per farli operare in una regione, per controllare un territorio e anche per li mandavo per distruggere delle chiese, per fermare la crescita delle chiese, per distruggere le opportunità alle persone di essere salvati, di accettare Gesù. Ero ubriaco e uscii da casa, andai in
un club e ebbi una possessione demoniaca. Mi fermai in strada e dissi a Dio: scendi giù, scendi che ti schiaffeggio, vieni che ti sputo in faccia. Mi sono sposato nel giorno di Halloween, ho avuto un matrimonio diabolico nel giorno di Halloween. Tutti i principali demoni, i principati di varie regioni del mondo vennero al mio matrimonio. Nessun umano venne al mio matrimonio, avevano paura di venire al mio matrimonio. Ho avuto un matrimonio pazzesco, ho mandato degli inviti ma nessuno è venuto. I demoni sono venuti, hanno battezzato e mi hanno benedetto il mio matrimonio, benedetto ovviamente per modo di dire. Mia moglie era una strega, io ero uno stregone. Quando mia figlia è nata l'abbiamo istruita per farla diventare una strega anche a lei. Ricordo la prima volta che stavo per fare un sacrificio umano. Il diavolo era seduto nel sedile dei passeggeri nella mia macchina. Lui mi disse: mi ami? E io risposi: certo che ti amo, padre. Il diavolo mi disse: sul tetto della tua casa c'è una persona che ti vuole rapinare, vuole prendere il tuo denaro, vuole ferirti. Tu devi ucciderlo per me, se tu mi ami. Quindi quando salì nella scala per arrivare al tetto, ricordo che questo giovane era nascosto dietro le scale. Quest'uomo era alto 2 metri, 120 kg, robusto. Ho sentito di essere posseduto da un demone, sentì la possessione demoniaca, il diavolo entrò in me come non mai, e me lo volevo tirare nel mio appartamento perché a casa avevo il caldero che pesava circa 25 kg. Quando ho provato a afferrarlo per portarlo nel mio appartamento, è sparito dalle mie mani. Corse giù per le scale ed è sparito, quindi non ho potuto raggiungerlo e ucciderlo. Ricordo che era veramente seccato per questo episodio, perché volevo uccidere la mia prima creatura umana, il mio primo essere umano. Vedete, le persone fanno i graffiti, questo è un demone. Questo è un demone che apre le porte dell'inferno. Ne ho parlato e l'ho descritto nel mio libro. E qui c'è un demone della santeria, un piccolo demone, un demone minore. Questo demone è un principato sopra Haiti, mentre da quella parte c'è il principato sopra l'Islam. Guarda questo, per ingannare le persone, la verità. Non è divertente? La verità vi farà liberi. Ora mettono la croce, la stella a 5 punti e dei demoni tutti insieme, così le persone pensano che siano la stessa cosa. E che posto è questo? Questo è un posto? Vengono qui da tutto il Bronx, tutti i truffatori, tutti gli stregoni, le streghe, gli assassini, e vengono qui per comprare l'equipaggiamento che serve per i loro riti. Entriamo. Ho detto che io potevo uccidere dietro compenso di denaro una persona in 30 giorni. Se tu mi pagavi, io uccidevo in 30 giorni. Non importava chi tu eri, non importava chi conoscevi, quale religione tu eri, se eri cattolico, se eri cristiano, se eri un credente, io potevo ucciderti. A meno che tu non avevi una forte relazione con Gesù Cristo. La donna che abitava sotto di me venne e mi disse: mio marito mi tradisce, voglio che tu uccidi l'amante. E gli disse di tornare dopo un paio di giorni. Dovevo prima parlare col diavolo, mio padre. Il diavolo mi disse: compra un cartone, compra 21 candele nere, metti la fotografia della donna, mettila dentro la scatola, come si fa la maledizione, e lei morirà in 21 giorni. E dentro 21 giorni tu potrai fare il suo funerale. Perciò disse la donna: dammi $10,000 e ti uccido la donna. Lei mi disse: certo che te la do. Io dissi: sai che ti dico? Io so che tu sei stata buona con me, mi hai invitato alle tue feste. Dammi $7,000, ti faccio lo sconto del 30%. Te la uccido, ti faccio lo sconto del 30%. Uccido per $7,000. E mentre la donna stava uscendo da casa mia, lei mi disse nel mentre: questa donna è cristiana. Allora gli dissi: allora te l'ammazzo gratis, non ho bisogno di soldi, te l'ammazzo gratis, io odio i cristiani. Feci la maledizione voodoo, tutto quello che necessitava per la magia, e dopo 21 giorni la donna sarebbe morta. E dopo 21 giorni la donna ancora non era morta. Questo un mese ancora non moriva la donna. E io dissi: wow, ma che sta succedendo? C'è in gioco la mia reputazione. Chiamo il diavolo, chiamo i demoni, rafforzo la maledizione, ho raddoppiato la maledizione. Questa donna doveva morire la notte stessa, ma non è successo nulla. Quella notte stessa si presenta il diavolo e la sua presenza la sentì entrare in casa. E il diavolo mi disse: dobbiamo bloccare i nostri piani circa la donna che tu vuoi uccidere. E io dissi: ma perché dobbiamo fermare tutto? La mia reputazione è in gioco. Io sono un adoratore del diavolo, sono uno stregone. Se non uccido la donna, penseranno che non ho potere. Il diavolo mi disse chiaramente: tu non comprendi,
Il Dio che si prende cura di questa donna mi ha detto di lasciarla stare, di non toccarla. E io dissi: ma chi è questo Dio? Dio che questa donna serve. E io ero così arrabbiato e dissi: dammi un'altra settimana. Ma il diavolo mi disse: no, il Dio di lei mi ha detto che dobbiamo lasciarla stare. Con la maledizione che avevo fatto, quella donna doveva morire entro 21 giorni. Questa è Jezebel, questa è Jezebel nella loro religione. Come funziona l'idolatria? Guardate queste statue qui, non significano nulla, ma c'è un demone dietro. Perché loro dicono che tu ti devi identificare tramite queste statue. Queste statue devono essere create perché tu non ti puoi relazionare con uno spirito direttamente. Non c'è niente in comune con uno spirito, quindi non posso comunicare veramente con uno spirito, a parte nella magia nera. Questi spiriti sono inoltre spiriti demoniaci, quindi non mi posso relazionare con loro. L'unico modo in cui mi posso relazionare con loro è mettere tra di noi in mezzo questa statua. E allora posso relazionarmi perché questi hanno una forma umana. E così i demoni operano tramite queste statue, questi idoli. Lo stesso avviene con questi altri. Gli spiriti stessi danno a queste statue i nomi e anche i giorni per festeggiarli. E quindi quelli che sanno queste cose collaborano con queste forze demoniache, queste che gestiscono dei culti spiritistici. Le persone pregano e cercano i loro consigli, ma sono solo statue. Ma le persone usano queste statue come intermediari tra gli spiriti demoniaci e loro. Questo è il modo in cui operano gli spiriti nelle religioni, nei culti idolatrici. Non c'è niente di sacro qui. Gli unici santi siamo noi qui, noi due qui. Cosa avviene in questo luogo? Cosa fanno? Retro, fanno incantesimi, magie, maledizioni. Fanno questi incantesimi nel retro. E i demoni vogliono che tu compri una nuova statua e che tu la porti a casa. Così i demoni anche possono abitare quella casa. Guarda, sono preghiere selezionate. Ti fanno credere che stai pregando Dio. Io ho usato questo libro con preghiere selezionate, ma le preghiere che ci sono qui non sono rivolte a Dio, non sono preghiere rivolte a Dio, non c'è niente di biblico qui, non ti dicono niente riguardo a Dio, a Cristo, alla crocifissione. Ci sono dei libri particolari negli Stati Uniti e io sono stata la terza persona ad avere questo tipo di libri. Ci sono simboli in questo libro dei differenti principati demoniaci, con differenti modi per uccidere le persone tramite la magia. E nessuno può avere una copia di questo libro. Tu non puoi averla se non è il diavolo stesso che te la dà. E sono stata la terza persona a ricevere una copia di questo libro. Io potevo maledire una qualsiasi persona, usare dei simboli, maledire una persona, poi potevo fargli perdere il senno, farla impazzire. Grazie ad altri simboli potevi fare ammalare una persona. Potevi mandare lebbra, potevi mandare cancro. Ho usato la stregoneria per fare abortire, per mandare le persone all'ospedale con sofferenze che nessuno poteva spiegare da dove provenivano. Ho usato incantesimi per fare ammalare le persone tramite gli spiriti, ho invocato la bipolarità, spiriti di schizofrenia, malattie rare, spiriti di suicidio per fare suicidare le persone. Tutte le notti, durante tutta la notte pregavo e parlavo con il diavolo. Quando i cristiani vanno in chiesa solo per un'ora e non pregano che per un'ora solamente. Questi spiriti sono veramente reali e sono intorno a noi, ma non possiamo vederli realmente. Tutto ciò che non è protetto da Gesù Cristo è un facile obiettivo da abbattere. Gli atei, ad esempio, sono facili da uccidere. I testimoni di Geova sono facili da distruggere. I barboni sono facili da distruggere. Le persone che non credono nel diavolo sono facili da distruggere anche, perché tra l'altro non cercano nessuno aiuto spirituale. Ricordo quando un gruppo di Nicky Cruz venne nel mio quartiere, questo gruppo si chiamava The Truce, cioè l'armistizio, una tregua, e vennero a predicare in ogni angolo del mio quartiere. Pregavano e adoravano in ogni angolo del mio quartiere. E sono uscito per incontrare questo gruppo e distruggerlo. Ed erano tutti giovani, 16 anni, 17, 20 anni. E dicevo: come possono loro cantare queste musiche nel mio quartiere e adorare nel mio quartiere? Sono andato dietro loro cercando di distruggerli, questi ragazzi. Quando andai lì per distruggerli, vidi un muro di fuoco attorno a loro, impenetrabile. C'era qualcosa che mi spingeva indietro. E ogni volta che volevo scagliare delle forze demoniache, c'era qualcosa che li rigettava. E non ho potuto toccare questi ragazzi. Quindi per la seconda volta disse a me stesso: c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non funziona. Quindi me ne sono andato e li ho lasciati soli. E ci sono degli spiriti qui che ci guardano? Certo, ci stanno guardando. E siamo protetti? Certo, siamo protetti dal sangue di Gesù. Non c'è qualcosa di più grande del sangue di Gesù. Va bene? Ok?
possiamo essere toccati perché abbiamo una forte protezione attorno, quindi i demoni non ci possono toccare. Possiamo venire in questo posto pieno di demoni, parlare di loro e umiliarli nel nome di Gesù. E non c'è niente che il diavolo può fare. Avevo tanti soldi, avevo belle macchine, belle donne, avevo ogni cosa. I miei vicini del quartiere erano terrorizzati da chi io ero. Se ti mischi con quel ragazzo la tua famiglia morirà, lui non ha bisogno di una pistola, lo ti ucciderà tua famiglia nel sonno. Mio padre era uno stregone, mi ha dato dei poteri che non puoi immaginare, mi ha dato certi poteri che le persone avevano timore di me, la polizia aveva paura di me, la sicurezza aveva paura di me, le persone mi chiamavano figlio del diavolo, ho messo dei cristiani in ginocchio, ma non per pregare, perché non avevano potere. E questo non perché Dio non sia onnipotente, non mi fraintendere, perché Dio è onnipotente, ma il vaso è debole, il vaso, le persone non hanno una vita di preghiera, non digiunano e pregano, non hanno potenza e non hanno comunione con Dio. C'è una forma di religiosità, forma di cristianità in queste persone, ma non c'è potenza. Le persone rimangono deboli spiritualmente parlando, hanno la Bibbia, hanno i vestiti giusti, ma non hanno nessun rapporto con Dio, non hanno nessuna comunione con Gesù Cristo, perché sono fuori dalla sua volontà, fuori dalle sue promesse, dai propositi di Dio. Così io e tanti altri stregoni possono sottometterli come dei schiavi, posso distruggerti, posso maledirti, posso farlo cristiano dopo cristiano, a certe chiese, a certe famiglie, a distruggere qualsiasi cosa che non rappresenta veramente la croce di Gesù Cristo. Questo è un posto demoniaco. E questo posto ha un effetto su tutto l'intero quartiere? Sì, certo, tutto l'intero territorio è sotto la sua influenza. Questo è quello che si dice il trono del diavolo. Le persone vengono qui, spendono $100, $200, comprando cose malvagie che non sanno cosa siano neanche. Quindi sono distrutti, prendono l'assistenza familiare e spendono soldi per questa immondizia, credendo che la loro vita andrà meglio. Sono convinti che la loro vita familiare migliorerà, che possono distruggere le maledizioni di famiglia, il voodoo, tutta la stregoneria fatta contro di loro. E Dio invece dice: vieni da me, io ti libero tutte queste cose gratis. Dammi la tua vita e io ti libero. Ma loro non vogliono fare questo, è troppo difficile per loro, troppo complicato questo per loro, mentre è semplice. E pensano che buttare $200 li farà diventare liberi, e pensano di vivere poi la loro vita nell'abbondanza. Avevo degli accordi con i principati che gestiscono Haiti, con il principato che gestisce Haiti, il suo nome è Candelo. Lavoravo con demoni in Miami, in Africa, collaboravo con demoni che erano in New York, con i principati che operano intorno al mondo. Qui nella 47esima strada ci sono alcuni principati demoniaci che operano intorno a tutto il mondo. Feci una maledizione a mio fratello e andò in prigione per 5 anni. La mia carne, mio proprio fratello, mio sangue, mi ha fatto una stregoneria e l'ho mandato in galera per 5 anni. Un altro mio fratello, che era un Volak, cioè un adoratore di Satana, questo mio fratello venne a casa mia dicendomi che aveva avuto un attacco demoniaco. Corse intorno alla casa dicendo di avere un dolore terribile allo stomaco. Mia madre è nel testimone. Ho fatto così tante riti per il mio corpo, e l'ultima fu quando vendetti la mia anima al diavolo. Feci questa cerimonia, questo rituale, bevendo del sangue animale. Feci la cerimonia Sansi, che è una speciale cerimonia a protezione del mangiare che io potevo aver mangiato, era mal che fosse stato maledetto. C'erano rituali che si dovevano fare affinché le persone mangiavano del cibo e subivano una stregoneria. Io andavo nella chiesa di Satana ogni anno, noi avevamo un incontro segreto tra tutte le streghe e i Volak, gli adoratori di Satana e i stregoni. In questi incontri c'erano dei principati demoniaci che gestivano delle legioni demoniache, che gestivano delle intere regioni. Eravamo più organizzati della Chiesa. Il regno delle tenebre è più organizzato della Chiesa di Gesù Cristo. Noi sapevamo come fare i riti, noi ci organizzavamo e preparavamo per le opere che dovevamo fare in quell'anno. Quando i cristiani vanno in chiesa e pregano per un'ora sola,
quei cristiani che vanno in chiesa non hanno veramente una reale comunione con Dio. Mi sono preso un anno sabbatico di riposo dalla stregoneria. Il diavolo mi ha punito togliendomi la vista per un anno. Sono diventato completamente cieco per un anno. Sono stato esaminato da un'associazione dei ciechi. Ero completamente cieco. Mi permisero di usare il cane per i ciechi e mi addestravano come usare il bastone. Mia madre si è presa cura di me per un anno. I miei occhi erano oscurati. Quando ho ridato la mia vita a Satana, dopo 7 interventi, Satana, il diavolo, mi ha ridato la vista. Così ho potuto vedere di nuovo. Questa fu la mia punizione per aver preso un anno di riposo dalla stregoneria per servire il diavolo. Il diavolo mi ha detto: vuoi un anno libero? Te lo do, però mi ha tolto la vista. Questo era il mondo in cui io vivevo. Tu sgarri con il diavolo ti uccide, oppure uccide la tua famiglia. Tu vivevi nella paura, non potevi lasciare la tua religione, non potevi lasciare la santeria, non potevi lasciare Paolo Malimbe, un tipo di spiritismo, non potevi lasciare spiritismo in generale. I dottori non si potevano spiegare come ho perso la mia vista. E pensavo, perché quando i cristiani sbagliano, fanno qualcosa di sbagliato, a loro li attende la grazia, la misericordia. Ma se tu sbagli con il diavolo, fai qualcosa che a lui non piace, e lui ti uccide un membro della tua famiglia. Mi ricordo come il diavolo proibì a una donna di stare con un uomo, ma questa donna non ascoltò il diavolo, ha disobbedito, e il diavolo, tramite una possessione demoniaca a un senzatetto, quest'uomo era sulla strada, questo senzatetto aveva un martello e gli ha dato 17 martellate nella testa e questa donna è morta. Un giorno ero seduto a casa e fu qualcosa di allucinante. Ero tornato da un nightclub e stavo vedendo Jerry Springer sulla TV. A me piaceva vedere questo. E per la prima volta udii una voce che mi diceva: figlio, io vengo presto. Che farai con la tua vita? Ho udito questa voce venire passare attraverso la stanza. Sapevo che non poteva essere la televisione. Io conoscevo la voce del diavolo. Sono stato seduto con il diavolo come tu sei seduto adesso. Lui veniva in forma umana. Lui entrava nella stanza e sentivo la presenza e si sedeva con me e parlavamo telepaticamente tutta l'intera notte. Quindi conoscevo la voce del diavolo, conoscevo la voce di ogni demone che gestiva le regioni, i regni, le legioni in America, in Canada, ogni principato che gestiva l'adorazione, la Wicca, la New Age, il buddismo, l'Islam, la santeria, lo spiritismo. Ero in contatto con tutti i principati del regno delle tenebre, quindi avevo contatto con i principali principati, con i demoni della terra, Jezebel. Inutile che ti dico tutti i nomi di questi demoni perché non li conosceresti tutti. Li conoscevo tutti per nome, ma questa voce era differente da tutte le voci che io conoscevo. Ho udito questa voce che veniva da nessuna parte, veniva dall'aria. Ho avuto una visione scioccante in una parte del mio appartamento. Il cielo era infuocato e le persone correvano in cerca di un rifugio, ma non c'era riparo. E fui scioccato da questa visione e ricordo che andai a letto, caddi in un sonno molto profondo, vidi un treno pieno di persone, mi ritrovai lì e non riuscivo a credere. Il treno andava così veloce, una velocità inimmaginabile che non ho mai visto prima. Arrivai all'inferno, al soggiorno dei morti, Gesù Cristo mi portò all'inferno e arrivai all'inferno, le porte del treno si aprirono, sbattendo subito un calore venire da lì fuori e ci investì. È un calore soffocante, cioè investito. E uscendo dal treno corsi e vidi che le persone non avevano un volto, ma sentivo la loro paura. La paura derivante dal comprendere trovarsi in un luogo dove non si può più uscire, un posto chiuso senza uscite. E dissi a me stesso: non posso morire qui, non è il posto per me, non sono nato per questo. Guardai dal tunnel da dove ero arrivato per trovare una porta, una finestra, una fessura per uscire e ritornare alla realtà, ma non ce n'erano. Più avanzavo nel tunnel, più la paura aumentava, udivo la sofferenza e le tenebre che avvolgevano. Non potevi controllare tutto questo, è qualcosa che ti intrappola e non ti lascia andare. Non potevo vedere le mie mani
che ponevo davanti alla mia faccia, davanti ai miei occhi. Potevo dire le grida come quelle di un bambino e di un animale mischiati insieme, è qualcosa di veramente indescrivibile. E c'era un calore, un fetore simile alla peggiore fogna di New York, è veramente davvero pazzesco. E mentre ero ancora in questo tunnel, il diavolo mi apparve e mi disse in lingua demoniaca: io ero il tuo papà, ti ho dato ogni cosa di cui avevi bisogno, mi sono preso cura di te, ti ho benedetto, ti ho protetto, ho ucciso delle persone per te, ti ho dato potere, un nome nel regno delle tenebre, le persone che venivano contro di te le distruggevo perché tu eri uno strumento di cui mi usavo per muovere il mio regno sulla terra, e ora tu mi vuoi lasciare, mi vuoi tradire, tutto in lingua demoniaca. E io risposi: no, non è vero, non ti lascio, sono solo un po' confuso, non capisco cosa sta succedendo. E lui a me: no, io lo so cosa stai facendo, mi stai abbandonando, sporai la mia religione, sprai chi sono io come opero nell'occulto, perché ti ho rivelato cose che nessun altro ha rivelato, e ti ho rivelato tutto questo perché mi sono fidato di te, perché sapevo che saresti cresciuto nel mio regno e ti volevo usare grandemente, potentemente. E nella confusione, mentre stava per afferrarmi per distruggermi, la croce di Gesù Cristo apparve all'inferno. La presi nella mia mano e la portai verso il diavolo, che divenne immobile, rimase impotente, cadde senza avere più forza, senza più potenza, senza più forza. Allora andai nel tunnel di nuovo e cercai di fuggire, sperando di trovare una porta aperta, una via di uscita. Ma la mia speranza era, in realtà non era una vera speranza, e percepivo che non c'era posto dove andare, era la fine. Mi afferrò una paura indescrivibile, non ho mai provato una paura così forte. Non ho mai provato una così grande disperazione. Era l'opposto del cielo, era l'opposto della felicità, l'opposto della gioia, della pace, della luce. Era un luogo di tormento. Io ero lì e la mia famiglia, mia figlia, non sapevano che ero lì, come mi avrebbero trovato, dove cercarmi. Quindi andai ancora più profondamente nel tunnel, sperando ci fosse una porta, una finestra, un'apertura per uscire. E il diavolo mi apparve di nuovo dicendomi: io ti distruggo. Ma io gli dissi in lingua demoniaca: io ho questi marchi nel mio petto per proteggermi da te, sono io che ti distruggo. Ma lui mi disse: stolto, io ti ho dato questi marchi per conferma che io ti possiedo, tu sei mio, non sei di nessun altro, sei solo mio, e se tu mi abbandoni tu morirai. E mi stava per afferrare di nuovo e capì che ero perduto, era la fine, ma la croce di Gesù Cristo apparve all'inferno. Non c'è amore più grande della croce di Gesù, che viene all'inferno per un peccatore come me. Davide disse: se anche scendessi nel soggiorno dei morti, egli è lì con me. La grazia e la misericordia apparvero all'inferno, conoscevano dove ero e avevano un piano per la mia vita. Per questo malvagio, demoniaco, arrogante, peccatore, all'inferno. Gesù Cristo venne e mi disse: io ti amo e ho un piano per te, più di quando tu immagini. Mi apparve all'inferno e quando mi svegliai, il mio spirito ritornò nel mio corpo. Mi sono inginocchiato a Gesù Cristo, ho venduto la mia casa che valeva centinaia di migliaia di dollari grazie alla stregoneria che avevo accumulato, e ho gettato via ogni cosa che apparteneva al regno delle tenebre, alla stregoneria. Le persone di Haiti, le persone di Cuba, Miami, di New York mi dicevano che mi volevano uccidere perché sapevo troppo dell'occultismo. Dicevano: ti dobbiamo distruggere, ti dobbiamo uccidere perché tu sai troppo. E sono venuti per uccidermi e hanno fatto del loro meglio, ma non hanno potuto fare nulla. Dormivo di giorno e stavo sveglio la notte perché i demoni mi hanno tormentato per 30 giorni. Per 30 giorni mi hanno tormentato, venivano nel mio letto, cercavano di strangolarmi, mi alzavano dal letto, mi chiamavano, sentivo la loro presenza vicino al mio letto, una presenza fredda. Guardavo all'angolo e sentivo la presenza del diavolo in persona. Per 30 giorni non mi mollavano, cercavano di farmi impazzire, cercavano di strapparmi l'anima dal mio corpo. Durante la notte avevo brividi come mai avuto prima.
e gridavo, non sapevo come pregare. Dicevo Gesù, 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 iniziai a pregare. Pensai alle preghiere di mia sorella, mi ricordai delle preghiere di certe persone che pregavano in questo modo. E un giorno ero in chiesa, stavo pregando, dissi al Signore, perché permette queste persone, perché permette che certe cose mi accadano? Io mi sono dato a te, mi sono arreso a te. E un giorno ho udito la voce di Dio che mi diceva, volevo vedere quanto mi amavi, con quanta fede avresti confidato in me. Da quel momento in poi non fui più disturbato dal diavolo. Sono diventato un evangelista per Gesù Cristo. 14 anni al servizio del Signore e non voglio più avere a che fare con nulla che è nel mondo e so che da qualche parte nel viale dell'Alleluia, nel cielo, c'è una scritta in cui è scritto Jeremy, benvenuto, fedele servitore, e questo non lo dico solo perché sono cristiano, ma perché ho una vera relazione, comunione con Gesù Cristo. Egli è il mio Signore, è il mio inizio, è la mia fine, è la mia arma, e quando morirò sarà quando Gesù dirà torna a casa. Nessuna persona, nessuna stregoneria, nessun voodoo, incantesimo mi potrà mai separare da Dio. Ho guadagnato centinaia di migliaia di dollari con la stregoneria, vendendo la mia anima, marchi, tatuaggi qui e qui nel mio petto. Ma il più grande marchio, il vero marchio che ho è qui nel cuore ed è l'amore che io ho per la croce, per Gesù Cristo. Infine ero maledetto e ora sono diventato benedetto, perché prima essere benedetti era una maledizione per me. Ora ho cambiato padre, adesso mio padre è seduto sopra l'universo e mi ama più di quanto possa immaginare. Questo amore adesso glielo posso dare anche a mia figlia. Mia figlia adesso è una cristiana, si è laureata in sociologia e so che la conoscenza che ho imparato, che ho appreso, passerò a lei. Questa volta la giusta conoscenza, questa volta so che sarà un bel viaggio, una bella avventura, e quando lascerò questa terra le persone sapranno che John Ramirez era qui e ha servito il Dio Onnipotente. Amen. Avendo dato la sua vita a Gesù Cristo, John si è unito alla chiesa del Times Square in New York City ed è stato istruito nel cristianesimo dal pastore David Wilkerson fino alla morte del pastore avvenuta nel 2011. John adesso è un evangelista per Cristo e viaggia attraverso il mondo predicando e provando quale sia il lavoro di Satana.